Ciao a tutti ragazzi, io sono Rocky Random e oggi siamo qua per recensire una nuova crema. Svizzera? No. Novi. Porco, che notizia, ma come l'ha messa dentro, Dio c***o. Ah ragazzi, la crema Novi, subito proprio sparato, c'ha il 45% di nocciole, quindi più della concorrenza, più nocciole della concorrenza. È una crema proprio senza grassi diversi da quelli per natura contenuti nel cacao e nelle nocciole. Specialità da spalmare, quindi perfetto ragazzi. Qua non hanno scusanti, se fa schifo fa proprio schifo. Non è come le altre che possono essere usate sulle torte. Questa c'è scritto spalmabile, quindi deve essere spalmabile sul pane. Vediamo subito, valori nutrizionali non ci interessa. La crema Novi è autentica specialità in un semplice contenitore. L'elevata quantità di nocciole selezionate delle nostre colline conferisce naturalmente alla crema Novi una spalmabilità ideale. Vabbè, allora. Confezione interamente riciclabile, guadagna punti ragazzi. Crema da spalmare, ingredienti, nocciole 45%, zucchero, cacao magro 9%, latte scremato in polvere, burro di cacao, emulsionante, lecitina di soia, estratto naturale da bacche di vaniglia, senza glutine. Basta. Basta! E quindi, voto confezione. Allora, è totalmente riciclabile, quindi parte già da 8. Però sinceramente non è nulla di che, cioè io la vedo e non sembra proprio una crema da spalmare. Cioè la crema da spalmare hanno il vasetto in vetro, che capisci subito che è una crema spalmabile. Questa, boh, sembra quasi uno yogurt. Abbassiamo un po', gli diamo 8 meno confezione. Che poi anche Novi è scritto piccolino, crema Novi, ok, ma poi il font non è niente di eccezionale, potevamo far meglio. 7 e mezzo. Apriamo. Come vedete, questa ragazzi è una recensione autentica, cioè io non l'ho mai assaggiata prima, cioè a volte sono creme che ho già assaggiato, altre volte no. Comunque in entrambi i casi sono recensioni fatte bene. Non è vero! Allora apriamo e c'è ragazzi un po' che si è attaccata lì e non va tanto bene, ma vabbè insomma succede. Ok, è piuttosto liquida, anche troppo liquida, da spalmare sarà molto facile. Perché siamo in estate e la temperatura è alta, cioè c'è poco da fare. Comunque, odore, sa di nocciola, ma c'è poco di cacao e tanto di nocciola, ma niente di che, 7 meno. Ne ho presa poca, ma il gusto sembrava davvero intenso. Perché ho le mani unte? È unta sta confezione, è riciclabile, ma è unta. Porco! E allora fa schifo. Eccolo qua ragazzi, il pane. Ora vediamo la consistenza. Allora è molto più... Ma ci sono i gru... Cioè non è... Ma cosa... È strana ragazzi, perché sembra quasi gelatina. Quindi ha... Cioè non è molto viscosa, però pone resistenza. Cioè non è per nulla viscosa, è molto fluida. Però pone resistenza, perché è come se prendi sul blocco di gelatina, no? Strano. Non mi era mai capitata una cosa del genere. Mai visto nulla del genere, Dio. Poi cola. Allora, è molto facile spalmare, ma penso sia anche molto facile sporcarsi. 7 e mezzo. Ok, e ora prova finale. Questi video sono sempre più corti. Bisogna aggiungere qualcosa in mezzo, qualcosa di esaltante, qualcosa che vi faccia... No. Assaggiamola. In bocca non la sentite, cioè non ha una consistenza propria, come l'aria. Però poi si attacca tutta la bocca. Quindi dovete scavarla via, cioè scavarla. Sto cazzo. Dovete patinarla via. Limarla. Ma vai a fare. Poi ha quel tipo, tipico gusto di qualcosa che si è liquefatto, ma normalmente dovrebbe essere solido. Che non è proprio piacevole al massimo. Sì, è buona, ma... Finora nessuno batte la Jolie, raga. È buona, ma... Poi iniziare a fare le serate! È buona e basta, non è buona ed eccezionale, non è buona e ottima, è buona e basta. Basta! Tentativo numero 2. Chi è che sbatte le porte e chiude urlando? Ma non possono sbattere le porte! Eccoci qui. Eccomi! La sensazione che mi dà questa crema è di una crema che potrebbe benissimo puntare all'8, ma non si impegna a sufficienza e raggiunge un 7 e mezzo, diciamo, cioè
comunque tra il 7 e l'8, non è che esplode, ma avrebbe delle potenzialità, ecco. O forse sono semplicemente ottenebrato dall'eccesso di nocciola presente all'interno. Buona, buona, voto finale 7 e mezzo. Sinceramente io non ricordo neanche la scaletta delle, cioè che voti abbiano raggiunto le altre. Comunque la metto al livello più o meno della Bounty, della MMS, cioè una roba insomma così, cioè boh, non mi sento in gran vena di consigliarvela. La Jolie è sempre la migliore. Se vi è piaciuto il video, un like. Se non vi è piaciuto quello che vi ho detto, mettete like, perché il video è bello e non deve essere la mia opinione a minare il successo di questo video, che di per sé ha una raffinatezza unica. E come sempre, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Bella!